Negli episodi precedenti, dopo 3 mesi bellissimi in Colombia, siamo pronti per attraversare la frontiera con il prossimo stato del nostro viaggio dall'Alaska all'Argentina. Eccoci appena entrati in Ecuador, un nuovo inizio, verso la metà del mondo e al cambio di emisfero. Ma purtroppo, dopo la prima notte passata dai pompieri, abbiamo notato una perdita di liquido dai freni posteriori. In un giorno festivo in Ecuador, troviamo l'unico meccanico disponibile in città, sperando di poter ripartire presto. Sono curioso di testare anche i meccanici dell'Ecuador. Pazzesca questa macchina iper modificata, sembra fatta da zero con questa lamiera e questo motore che praticamente è il filtro dell'aria che esce da fuori. Che tipo di carro sono estos? Son Volkswagen Escarabajo. Ah. Son hechos de fibra. Ah. Son hechizos. E esta también. Es la misma, sí. Wow. Fueron escarabajos antiguos. Sí. Sino que la carrocería la hicimos de... A partir de nuevo, una nueva carrocería. Sí, sí, son hechas a mano. ¿Y tiene el motor a... afuera? Ambos son así. Ah, esa también. Anche questa macchina ha il motore praticamente da fuori. Nosotros somos de Italia, esta cosa es ilegal. Ah, ya, sí. No se puede hacer nada a los vehículos. Ecco, qui si può vedere meglio la perdita di liquido dei freni. Adesso il meccanico toglie questa parte, la protezione del freno a tamburo, infatti cade anche il liquido. C'è una goccia. E vediamo che succede. Sta scappando il liquido. Sì. Ah, pues que mucho aceite llegó acá. Claro. Y se pega. Y no está frenando. No frena, se resbala. Può essere il cilindro o una perdita di un tubicino di gomma. Parece il cilindro. Sì. Sì. Es aquí. È il cilindro. Come se ne accorge. Sì. Sta perdendo il cilindro, a vista d'occhio cade il liquido dei freni. Ecco, qui il meccanico ha messo la vaschetta per drenare il liquido dei freni. Cosa importante? Mucho tiempo oxidado, está oxidado esto. Está oxidado? Sí, el óxido lo ha dejado, es lo que se pegó esto. Pues que puede pasar lo mismo al otro. Sí, eso quiere un mantenimiento. Esto debe estar suave. Sí. Suave. Está duro, duro para el óxido. Óxido. Sí, es totalmente oxidado. Está oxidado, sí. No tengo que sustituirlo, no. Ojalá que no, parece que no. Parece que no. Adesso facciamo il mantenimento del cilindretto e già che stiamo lo faremo anche dell'altra ruota che non presenta problemi per ora. Avremmo dovuto farlo prima, però adesso si è presentato il problema. Allora, il meccanico mi dice che il cilindro sta bene. Quindi non è da cambiare, ma solo fatto una manutenzione perché c'è molta ruggine. In pratica è successa la stessa cosa che era successa ai cilindretti delle pinze dei freni davanti. Questa volta l'ossido lo abbiamo trovato nel cilindretto che c'è sui freni di dietro e quindi adesso vanno puliti. E questo è un altro dei motivi che è capitato lasciando il mezzo a Panama 11 mesi. Il cane del meccanico, eh? L'olio tra l'altro era distribuito sul tamburo e quindi non frenava proprio niente. Il
meccanico è riuscito a trovare in questo paese anche la stessa guarnizione dei pistoncini di questo cilindretto. Adesso l'ha rimesso nuovo. Adesso sta passando un po' di carta vetrata per pulire l'interno del cilindro e completare il mantenimento. Ed ecco i due pistoncini tornati come nuovi. Ed ecco il cilindretto chiuso. Praticamente i due pistoncini, quando premo il pedale del freno, attivano le pastiglie sul tamburo e questi due perni si estendono. Adesso dovrebbe essere tornato tutto a posto. La perdita non sembra esserci più. Si fa un po' di pulizia e poi passiamo all'altra ruota. Insieme al meccanico ci siamo preoccupati di togliere tutta l'aria in eccesso e di compensare il liquido freni. Adesso funziona tutto. Per precauzione facciamo una revisione anche dell'altra ruota, che non ha presentato nessun problema. Está pegado este, sí. Con la tierra y el líquido. Ya. También está líquido. También está líquido. Sí. Sí, sí. Anche qui c'è una perdita, anche se. Es menos, ¿no? Pero. Sí. Acá está. Este sí. Está ahí. Questo qui è il tappino che non fa entrare lo sporco, però qui il cilindretto, come si vede, è bloccato perché è ossidato. Anche qui c'è un po' di ruggine e va cambiata la guarnizione e pulito il tutto. Vuoi attrarre lo scout? Sì. Abbiamo la triste conferma che da qualche settimana stavamo girando con i freni di dietro praticamente al minimo, perché c'era olio, quindi non frenava nulla. Bene, freni riparati, adesso togliamo l'aria in eccesso e poi si riparte. E con i freni di dietro a posto, ringraziamo il meccanico che ci ha chiesto solo 15 euro per un lavoro di manutenzione completo durato ben 2 ore. Speriamo di aver sistemato i freni per un po' di tempo. Adesso rientriamo a Tulcan perché abbiamo qualcosa da visitare. Parcheggio d'onore per Nirvan. Con i freni a posto possiamo dare inizio al tour dell'Ecuador. Ci troviamo nel cimitero di Tulcan, è molto particolare perché ci sono tantissime sculture fatte con i cipressi, alcune hanno alcuni significati simbolici, poi c'è un labirinto, ci sono tante rappresentazioni, c'è addirittura una tomba egizia. E noi abbiamo fatto un giro, è veramente molto curato, molto bello. Queste sono le sculture verdi, patrimonio del paese, e vengono potate da 6 persone tutti i giorni. Sono cipressi importati dal Canada e praticamente si può entrare, guardate. La guida ci ha detto che chiunque tocchi queste sculture, perché sono considerate sacre, deve pagare una multa di $450. Questo qui è il labirinto. Si possono incontrare sia figure mitologiche, religiose, ma anche animali. Veramente impressionante come gli scultori del verde
se non riuscite a fare questo lavoro. Questo qui è un tucano. Questo qui si chiama altare del cielo e con questa spirale simboleggia la salita al cielo. Questa è la parte più sacra del cimitero, dove sono state ricostruite delle figure inca. Pazzesco come siano curati questi viali, quanto lavoro ci sia dietro. La guida ci ha spiegato che questa figura è un po' cicciottella perché ha masticato delle foglie di coca prima di cominciare a lavorare, infatti c'ha delle guanciotte. Il nostro primo giorno in Ecuador sta terminando. E prima che arrivi il tramonto, cerchiamo un posto sicuro per la notte. Primo pedaggio dell'Ecuador. Qui in Ecuador si paga tutto in dollari americani. Non c'è la moneta locale, ci sono i dollares. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Oggi ci siamo fermati in questa laguna, secondo me è artificiale perché c'è una piccola cascatina d'acqua lì. Devo dire che è da tanto che non dormiamo vicino a un lago, una laguna, e qui in Ecuador ce ne sono tante, quindi ne approfitteremo per fare un po' di campeggio libero come si deve. Siamo arrivati nel paesino di San Gabriel. Faremo colazione qui oggi. Un paesino con tantissime case coloniali e questo parchettino molto bello. Ci sono anche i tronchi ricamati a maglia. Per colazione abbiamo mangiato di tutto, per soli 2 euro ci hanno portato carne, riso, insalata, uova sbattute, veramente di tutto. Ho preso il caffè? Sì, caffè e succo. Camion che trasporta l'immondizia, hanno sempre delle musichette un po' strane, anche un po' malinconica questa sembrava. Praticamente ti avvisano quando sono arrivati, tu devi portare la busta e non si lasciano fuori come da noi. Così ci mettiamo in marcia. In questa prima parte del viaggio seguiremo la Panamericana che si sviluppa lungo l'altopiano andino. In poco tempo arriveremo nella prima grande città ecuadoriana, Ibarra. When I look at the way you sleep.